Il castello di Montoggio è il principale testimone della potenza e allo stesso tempo della disfatta della famiglia Fieschi. Dell'enorme e prestigiosa dimora friscana oggi rimangono solo alcune tracce. Dalla piazza d'Armi spicca ben visibile un tratto del perimetro della cittadella, cuore dell'imponente fortificazione. Ospitava un tempo le cucine e le dispense e ai piani superiori 13 stanze con ricchi mobili e arredi come le preziose tovaglie di damasco e i corredi con ricamato il gatto friscano. Lungo il percorso di visita, recentemente realizzato, sono ancora riconoscibili alcune bocche da fuoco e una delle 4 torri perimetrali disposte ad angolo. Nell'anno 1547 il castello fu la sede dell'ultimo tragico atto della fallita congiura di Gianluigi Fieschi. Il fratello Gerolamo vi si rifugiò dopo che i Fieschi furono dichiarati nemici della Repubblica. L'11 marzo l'esercito genovese iniziò l'assedio all'inespugnabile castello. A lungo le artiglierie, disposte nelle colline di fronte, bombardarono la struttura senza scalfirla. Solo nel giugno dello stesso anno il castello venne conquistato grazie al tradimento di alcuni mercenari che, oramai sfiduciati, fecero entrare nella notte i genovesi. Gerolamo venne decapitato il 12 luglio vicino all'oratorio di San Rocco. La Repubblica ordinò la distruzione del castello e agli artificieri occorsero ben 2 anni per rendere la struttura inutilizzabile. Le testimonianze storiche si fondono con l'incontenibile bellezza del paesaggio naturale. L'infinita mappa di antichi sentieri offre piacevoli escursioni e attività sportive. Dalle limpide acque della Val Pentemina, con il suo ponte medievale in località Bromia, al solitario borgo di Carsegli, dal villaggio rurale di Montemoro, al lago artificiale di Val di Noci, meta degli amanti della pesca. Lungo il cammino verso Genova si incontra il Santuario delle Tre Fontane, antico ospitale per pellegrini e luogo dell'apparizione mariana. Poco dopo si stagliano le torri della dismessa fabbrica di cemento, significativo esempio di archeologia industriale dei primi del Novecento.